Buonasera a tutti e benvenuti nel mio canale. Insieme alla stupenda Altea, anche oggi vi presento uno dei miei orologi in collezione. Allora, come vedete, è un Orient, e l'Orient denominato dagli appassionati bambino uno degli orologi più classici che si può trovare nella collezione di un appassionato di orologi automatici. Questo perché l'Orient bambino è un ottimo orologio meccanico a carica automatica prodotto da una famosa casa giapponese che produce sia l'orologio che il movimento. Allora, in particolare questo Orient, soprannominato Bambino dagli appassionati, ha la referenza FAC0000AB0 ed è nella sua, dovrebbe essere la seconda versione. In realtà l'Orient ha prodotto questo modello in quattro differenti versioni, nel senso l'ha modificato quattro volte nel tempo. Adesso siamo alla quarta versione e ognuna di queste versioni ha diverse referenze con il dial, con i numeri arabi piuttosto che romani, con solo gli indicatori senza i numeri, piuttosto che colorazioni, modello, cinturino e quant'altro. Comunque, andiamo ad aprire. Smettila di leccarmi. Questo è la scatola dell'Orient, cui al suo interno ha questa carina confezione a forma di scatola rivettata in similpelle e questa placca metallica col simbolo dell'Orient. All'interno troviamo il cuscinetto col suo orologio ancora cartellinato. Allora, mostro quello che ho io, la versione che ho io, molto dress, molto elegante da sera. A me piaceva questo modello in questa colorazione, quasi completamente all black. Finisco un attimo di mostrarvi cosa c'è all'interno della scatola. Abbiamo il libretto delle istruzioni piuttosto corposo in varie lingue e il certificato di garanzia dell'Orient, che all'interno di questo orologio, come dicevo, monta un movimento automatico Orient a 22 rubini chiamato F6724. Allora, dicevo, è un classico dei collezionisti appassionati, non solo perché è un buon orologio, molto elegante, carino, ma anche fatto bene, ma anche perché l'Orient riesce a produrre e commercializzarlo a prezzi di un qualsiasi orologio al quarzo. Questo particolare modello da me è stato acquistato nei classici shop online, anche Amazon, eBay, così lo propongono ancora oggi intorno a poco sopra i 100 euro. Adesso vi vado a leggere le caratteristiche di questo orologio per farvi capire. Come ho detto, è un orologio in acciaio 316, ha il vetro minerale, quindi non è di plastica, plexiglass, acrilico piuttosto che, ma è proprio vetro minerale. La fibbia anch'essa in acciaio con la mia ancora con la scritta Orient, quindi fibbia logata. Sul fondello vi sono i loghi e le diciture classiche. Dicevo, monta un bellissimo movimento al meccanico dell'Orient a 22 rubini. Il peso totale dell'orologio è inferiore a 70 grammi con il cinturino in pelle, cinturino in vera pelle, e
ha una resistenza all'acqua di 3 bar, 30 metri, quindi non va bene da usare al mare, piuttosto che va bene, sopporta benissimo una doccia, un bagno, spruzzi d'acqua, ma non è un diver. Allora, come dicevo, la casa produttrice, l'Orient, fa tantissimi orologi, più o meno costosi e con diversi movimenti. Questo è un movimento, anche se basico, ha delle ottime caratteristiche. La corona, che non è a vite, ha il blocco al fermomacchina, quindi inserendo la corona riparte la meccanica, aprendola si ferma la meccanica. Beh, non è una cosa indifferente, perché comunque è un orologio che sta marciando, sta funzionando, quindi ha tutta la meccanica in movimento. Al momento in cui andiamo a regolarne l'orario piuttosto che la data, se non viene fermato il meccanismo, comunque riceve degli shock inutilmente. Ecco perché gli orologi con il fermomacchina sono abbastanza, orologi meccanici, movimenti meccanici con fermomacchina sono abbastanza validi. Io trovo questo orologio molto, ma molto più interessante di tanti orologi modaioli che vengono venduti a cifre di molto superiori e con movimenti al quarzo che sono vere e proprie cineserie, solo perché hanno un marchio di un designer famoso. L'Orient è una famosissima casa produttrice di orologi giapponese, che fa questo movimento on house, cioè lo produce lei stessa. Come potete vedere, è molto elegante, con questa sua cassa da 40 mm, 41 mm, e lo spessore di soli 11 mm, con questo vetro minerale leggermente bombato e comunque con all'interno un minimo di trattamento antiriflesso, fa sì che al polso sia piuttosto elegante e faccia la sua figura, nonostante il suo costo da orologio, il suo prezzo paragonabile a orologini al quarzo che senza storia né gloria. Come detto, io amo questa casa produttrice, tant'è che di orologi l'Orient, tant'è che in collezione avrò 4-5 modelli diversi, tra cui dei diver, tra cui orologi più raffinati, se vogliamo dire, nella parte meccanica, ma in realtà questo orologio, come tutti i collezionisti, anche se non l'ho indossato, non lo indosso, non mi sono fatto mancare di averlo in collezione. Allora, se questa mia mini recensione di questo orologio, che tutto è fuorché un orologino, secondo me è un orologione a questo prezzo, se questa mia recensione vi è stata utile, vi è servita, vi è piaciuta, mettetemi un like. Se avete domande da fare, postatele pure, risponderò quando possibile. Vi ringrazio a tutti. Ciao, buona serata.